Bella a tutti ragazzi, Shogari! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti e bentornati! Oh, benvenuti ragazzi, benvenuti! Oggi inauguriamo, come avete letto dal titolo, già immagino, inauguriamo questa nuovissima serie di video che 5 cose da non fare su Fortnite, ok ragazzi? Quindi inauguriamo, inizio a fare questo gameplay. Poi mi raccomando, nei commenti scrivete cosa, qualche altro suggerimento che mi potete dare, se avete qualche idea, insomma scrivete nei commenti. Dopo esservi iscritti al canale, attivate la campanella, mettere like, commentare, fa tutte le cose che dovete fare sempre. Mi raccomando ragazzi, io aspetto i vostri commenti qua sotto, per così per sapere che poi ci sono anche altri giochi che ho intenzione di fare come gameplay, però non vi dico niente. Ora iniziamo questa serie, questa nuova serie di video che sono 5 video di gameplay su 5 cose da non fare su Fortnite. Mi raccomando ragazzi, questa innanzitutto inizio da dire che è la prima volta che mi affaccio su Fortnite. Io non ci ho mai giocato, me lo sono giusto scaricato e fatto il personaggio ieri, diciamo così per non perdere tempo ora, però non è che ci abbia mai giocato proprio intensamente. Questa sarà la prima volta, quindi un gameplay proprio bello, nuovo, fresco da un dilettante proprio così. Quindi iniziamo subito dal dire che bisogna mettersi d'impegno e giocare con Fortnite, ma prima iniziamo ad entrare sul gioco. Diciamo, gioca ora, ok. Ho messo Flower Star, se mi vedete so io. Zero costruzioni singolo. Nuovi incarichi. Giochiamo, è così, proprio all'inizio, iniziamo subito col gioco, così, senza equipaggiamento, senza, cioè, proprio, non so nemmeno cosa ho equipaggiato, un fucile credo ce l'avrò, boh, non lo so, lo scopriremo ora. Quindi primo errore da non fare su Fortnite, non giocare senza non aver visto un minimo di, cioè, senza aver visto un minimo di equipaggiamento che forse ti avrà dato, forse. Vabbè, allora, ma che c'è un piccone ciò? Ma che è sta cosa, raga? Come funziona sta cosa? Sono già morto. Ah no. Allora, dove andiamo? Andiamo. Come vi faccio a lanciarmi? Da dove mi lancio? Vediamo. Vai. Aspettiamo. Passiamo a volare. Quindi è un po' un missile diventiamo, raga. Ok, abbiamo il coso, il deltapleno. Chissà dove atterreremo. Io vorrei atterrare sopra questa montagnola che sta qua, vorrei atterrare. Però chissà se riesco ad atterrare sulla montagnetta. La tempesta in arrivo tra 13, 12, 11, 10, non lo so.
Allora. Non posso guidare sta cosa. Vediamo dove ci sta la macchina. Tipo la GTA proprio, diciamo. La faccio guidarla? Sì, ecco. Facciamo amicizia. Oh, ma poi stanno i fucili, raga. Sto a giocare con quello, sto a giocare. Oh, se fucili, munizioni. Avrò preso qualcosa di interessante? Oh, quindi mo? Vabbè, mi sto riempiendo. È diventato buio tutto un tratto. Però raga, io volevo. Vediamo il fucile, vediamo. Se. Oh, andiamo a vedere qualcosa di interessante. Oh, qua vedo un altro fucile. Questo è più importante, fucile d'assalto. Quest'altro che avevo preso, che cos'è? Mitraglietta. Boh raga, quale sarà meglio? Mitraglietta o fucile d'assalto? Proviamo a sparare, proviamo. Invece mitraglietta. Vediamo. Mitraglietta. Gli angeli qua sopra che stanno. No raga, ho visto un elicottero. Che sospiro, ho sparato. Oh, perché sono deficiente. Questa raga, il cannone gigantesco voglio. Questo che cos'è? Tipo a bruciare sto raga. Fammi entrare dentro in casa, fammi entrare questo.
nuova. Niente ragazzi, sto morendo miseramente. Quindi morirò qua, vicino a un letto. Così. Senza cosate, sono morto così, miseramente, perché è iniziato a fare una pioggia acida. E quindi posizione finale numero 30. Oh, ma ho cambiato personaggio, no? No, che cazzo è sta cosa? La pubblicità è. Preparati. Beh. Ah, è iniziata così, un'altra partita, così, senza... Ma avevo preso quella bella mitraglietta, avevo preso, mo, dove cazzo mi sta la manna? No, vabbè. Niente ragazzi, questa prima puntata bisogna capire bene che cazzo si gioca. Ragazzi, scrivetelo nei commenti, che cazzo. Ma prima ero un uomo, ma perché ora sono una donna? Niente, non che ci sia niente di male, eh? Perché ti dico, inizia più a picconate un po' di gente. Ah, a posto. Cioè, vabbè, io voglio tornare sulla montagna, quella sua montagna che prima mi piaceva montagna. Sì, su questa montagna me lo voglio lanciare. Voglio tornare sulla montagna a piazzare i mitragliette se ci sta di nuovo. Ce la farò a tornare dove stavo prima? Arrete, tempesta in arrivo, ma allora è fissata allora, oh. Perché era andato prima? Era andato qua, sì, diciamo dove sta sta... Dove sta la montagnetta era andato, sì. Ci stava tipo un elicottero, ci stava. Voglio provare a guidare l'elicottero se gliela faccio. Oh, vedo mi fa scendere. Ci sta ancora l'elicottero. Non ci sarà ancora? Sì, sta ancora lì l'elicottero. Non riesco a scendere, raga. Me lancio, che dite, raga? Che dite, me lancio? Diventa brava con il deltaplano, eh? Vedi, sto capendo proprio dove e come atterrare precisa. Non vedi, vabbè. Ma
mo capito. Allora, una mappia. Una mappia un po' di munizioni, una mappia che qua ci stavano le munizioni che mi piacevano tanto. Ma perché prima c'era un fucile e ora ci sta un cacciavite? Ma perché? Vabbè, questo mi dà la bottiglietta. Bottiglietta facciamo. Ok. Lanciafiamme. Ah, a posto, qua ci sta. Ecco, questa voglia, mitraglietta, sì. No, ma ci stava l'elicottero, c'era, non ci sta più l'elicottero, l'hanno tolto, raga. No, che fregatura. Beh, quindi raga, che devo fare? Piace e è così che quindi c'era la macchina, almeno prima scendevo con la macchina proprio così dai dirupi. Oh, chiama macchina. E andiamo dove ci porta il cuore, diciamo. Sono morto così per la seconda volta, la macchina che va da solo. E niente ragazzi, questo è quanto. E ok, chiudiamo tutto, è stato bello. Quindi ragazzi, quindi 5 cose da non fare, non fare assolutamente quello che ho fatto io, quindi buttarsi da, cioè Dio, da buttarsi è andata bene, andava bene, la seconda volta me ne sono imparato. Credo che ci giocherò meglio, spero. E quindi sparare alla prima persona che vedi, quindi questo è, bisogna sparare a tutti. E seconda cosa, non entrare nella parte dove sta la tempesta, perché muori.
Non so perché, lo scoprirò più avanti nelle prossime puntate. Se qualcuno lo sa, scrivetelo qua sotto nei commenti. Che vabbè. Quindi ragazzi, mi raccomando, se vedete su, se vedete un Flower Stark scritto così, so io, non mi ammazzate per favore. Vabbè ragazzi, quindi i 5 errori da non fare li avete visti proprio ora, quindi non prendere tutte munizioni così, perché mi è uscito un lanciafiamme alla seconda volta, vabbè. Un lanciafiamme, no, munizioni, fucili, prima c'era addirittura un elicottero, se vi ricordate. Dovevo piegare l'elicottero così proprio andavo e scappate dalla zona viola, raga, assolutamente, non dalla tempesta, scappate, niente vi potrà salvare, nemmeno i sotterranei. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video che parleremo di cosplayer. Ci vediamo alla prossima, ciao cari!